del quarto comma dell'articolo 116, senza la quale il Presidente non potrebbe in alcun modo limitare l'esercizio di quella che, attraverso una consolidata consuetudine, si è affermata come prerogativa del Governo. Alla luce di tali elementi, sarebbe arbitrario da parte della Presidenza escludere l'ammissibilità della questione di fiducia sulla materia in oggetto. Quindi, mi pare che questa sia stata un'ampia chiarificazione del perché siamo addivenuti a questa scelta, a questa decisione. Allora, deputato Bonafede, richiamo al regolamento. Vuole la parola per un richiamo al regolamento? Prego. Prego, prego. Grazie Presidente. Solo per riportare quest'Aula a un regime costituzionale di uno Stato di diritto e per un attimo alienarla da un regime dittatoriale, le ricordo, Presidente, so che voi non vi rendete conto di essere in dittatura, questo è il problema per cui siamo qua adesso a contestarvi. Lei, Presidente, ovviamente richiama gli articoli 8 e seguenti e ha sull'evidente disparità del Presidente nell'applicazione delle norme del regolamento. Lei ha citato, Presidente, l'articolo 116. Perché non ha citato articoli in quella miserabile occasione in cui ha deciso di applicare per la prima volta la ghigliottina in quest'Aula? Lei ha Potrebbe citato, essere, Presidente, lei mi potrebbe fa fare il finire. richiamo pertinente È chiaro, all'argomento, è all'ordine del giorno, pertinente. per favore, deputato. Presidente, Presidente, il richiamo all'attuale violazione, trattandosi di una disparità da parte sua, deve fare riferimento a una precedente applicazione in cui lei si è comportata in maniera differente. Se lei non comprende questo, allo stesso modo che per i colleghi del PD, è un suo problema, non il mio. Presidente, lei ha citato diversi precedenti che tra l'altro non hanno nulla a che fare con quello di cui stiamo parlando oggi. Sotto la presidenza Iotti un tale atto di arroganza nei confronti del Parlamento non sarebbe stata ammissibile. Ma aggiungo, Presidente, che lei fa richiami a precedenti. Ma Presidente, qual era il precedente che l'autorizzava a ghigliottinare il dibattito parlamentare nella sua prima occasione in cui ha applicato la ghigliottina al dibattito parlamentare? E allora, Presidente, c'è un'evidente e ipocrita disparità di trattamento da parte sua nei confronti delle forze parlamentari. Ma Presidente, io le chiedo, Va bene, ma mi non è si chiaro il rende senso del conto? suo No, mi argomento, guardi, mi è dispiace. chiaro. Io Presidente, ho capito il senso del aggiungo. suo argomento, No, no, abbiamo una riunione, Presidente, la lei non ha. conferenza dei presidenti di gruppo. Presidente, Se lei non ha. cortesemente vuole concludere, per Mi favore, faccia finire. deputato. Lei non ha. Presidente, il collega Di Sella ha parlato almeno il triplo di quanto ho parlato io fino ad ora. Aggiungo una cosa, lei non ha il dovere di cogliere il senso di quello che dico io, lei ha il dovere di permettermi di esprimerlo il senso di quello che parlo. E allora le dico Allora, se un'altra lei fa cosa. un richiamo al regolamento, parla, se no, no, o Perfetto, lo fa o non lo fa se lei questo la richiamo al smette di regolamento, abbia interrompere con pazienza. interventi inopportuni, io lo finisco il mio richiamo. Presidente, lei parla, Ci sono delle lei regole, si applica. parla sul richiamo al regolamento, sul regolamento. D'accordo? Allora, Presidente, concluda, la prego. no, sto continuando, io continuo, Prego. non concludo. C'è un'altra violazione da parte sua, perché lei fa riferimento all'articolo del regolamento senza rendersi conto del fatto che c'è una fonte. Colleghi, per favore. C'è una fonte del diritto che è sovraordinata a tutte le altre fonti.
fonti e della Costituzione. Noi abbiamo fatto un richiamo al regolamento facendo riferimento a un articolo preciso della Costituzione e lei su questo non si è espressa, perché il nostro richiamo alla Costituzione riguarda il concetto di normalità. La ringrazio, il suo tempo è scaduto. No, no, Presidente, il mio tempo non è scaduto e la prego di farmi concludere. Concluda. Grazie Presidente. Presidente, il suo modo di gestire e di coordinare i lavori dell'Aula sta riducendo questi lavori parlamentari a un calderone di formalismi che non hanno più senso. Se ne rende conto, Presidente, che qui c'è qualcuno che sta calpestando il Parlamento? E le dico anche un'altra cosa, lei non è nemmeno libera di dirlo, perché l'unica volta in cui 2 mesi fa lei ha provato a dire che forse c'era qualche forzatura da parte del governo sui lavori parlamentari, le è stato detto che stava oltrepassando il suo perimetro istituzionale. Presidente, ma quando è che penserà di capire che dietro questo regolamento... La ringrazio, deputato. Grazie. Allora, colleghi, a questo punto concludiamo...